10:47, ancora calcio con Rino Tommasi, buongiorno. Buongiorno. Tonino Cagnucci, buongiorno. Buongiorno. E Carlo Lazzotti, eccoci qua. Sì, prima no, di andare alle dichiarazioni di Klose, cioè, su Sky TG24 sta passando la conferenza stampa di Agnelli, Andrea Agnelli, presidente della Juventus, che ci fa sapere è stato raggiunto un accordo triennale, 35 milioni con Jeep Chrysler. Agnelli dice: premiato il lavoro di Conte, e se lo sono fatti praticamente tra loro, però, perché ricordiamo che Chrysler è sempre Fiat. Agnelli è un nome che fa sempre titolo. Sì, sì, fa titolo, però maestro, insomma, far passare questa cosa qui come un nuovo partner che si avvicina alla Juventus non è propriamente corretto. Insomma, però c'è un bel marchio. Bellissimo, assolutamente, fuori strada, quando ci saranno, non so, campi impraticabili, Jeep, sì, vabbè, parte questo. Klose gela la Lazio, ha detto al quotidiano Bild, gli hanno chiesto: tornerai con la Lazio prima della fine della stagione? Questo non lo posso dire, ha risposto il tedesco. Lo scenario che io vi pongo è questo qua: Joachim Löw, CT della nazionale tedesca, chiama Klose, gli dice: caro Miro, tu hai 33 anni, sei il centravanti titolare della nostra nazionale, mai come quest'anno siamo favoriti per la competizione europea, stai tranquillo, recupera per gli europei, quindi non tornare, non affrettare i tempi. Ci sta, Rino? Ma ci sta, nel senso che bisogna anche ricordare che chi paga lo stipendio a Klose è la Lazio, Lazio. La Lazio, non è la federazione tedesca. Dopodiché molto dipende anche dall'atteggiamento del giocatore, da come si sente lui o da quali sono i suoi sentimenti, insomma, ecco. In questo caso anche l'uomo, però, maestro, 33 certo. anni, la voglia di vincere. Non discuto, però, insomma, ripeto, un professionista dovrebbe dare il meglio a chi lo paga, ecco. Poi Tonino, tu che pensi? Io penso che i tedeschi sono un popolo saggio, sono sempre ammirati gli scettici, quindi è una considerazione che sicuramente avranno fatto, perché voglio dire, stiamo scherzando, la Germania, sì. La Lazio, non lo so. Sì, assolutamente. Sì. È la strana anomalia, perché cosa è andata la Lazio quest'estate, questo è la vera domanda, secondo me. Però colpo forse il migliore del mercato, Angelo? Sicuramente il miglior colpo del mercato. Sì, sì. No, sì. Che poi qualità, prezzo e resa, tutto sommato. Top. Non stiamo parlando di una novità, perché Carlo, ad esempio, può aiutarmi anche nel ricordo, quando abbiamo vissuto nella stagione 2009-2010 il grande excursus di Juan nella capitale, prima dei mondiali del 2010 con il Brasile, aveva concentrato tutto sulla nazionale. Poi è chiaro che si dà, diciamo, alla fine della stagione la predilezione per la manifestazione a livello internazionale, quindi la nazionale, chiaramente un mondiale, un europeo, ha, diciamo così, la priorità. Ma sapete anche un altro aspetto particolare, perché per Klose, che tra l'altro è uno dei due attaccanti veri della nazionale tedesca, l'altro è Mario Gomez, quindi sono due titolari in pratica, e saranno, probabilmente giocheranno tutte e due, e la Germania è una delle tre grandi favorite di questo europeo insieme a Spagna e Olanda. Il discorso è che si gioca in Polonia, cioè si gioca nella vera e propria patria di Klose, come casa. È stato nella vera patria di Podolski, quindi per loro ha un significato davvero particolare questo europeo, tant'è vero che la Germania ha scelto un ritiro in Polonia e in Ucraina praticamente non ci metterà quasi mai piede, e quindi credo che sia un richiamo talmente forte proprio per il giocatore da Lazio da magari fargli pensare che è il caso di non sforzare quel muscolo e quindi di fermarsi serenamente ad aspettare una guarigione, anche con tempi abbastanza blandi e lenti. E da qui la domanda successiva: la Lazio ha un bottino da difendere, i 3 punti da Napoli Udinese e 4 dalla Roma, quante possibilità la Lazio ha di arrivare terza senza Klose, il bomber, quello che gli ha garantito punti su punti nel corso della stagione? Rino? Ma secondo me è ancora favorita la Lazio. Ok, e Tonino? Io, molto rispetto, no, io, per me è favorito il Napoli nel terzo posto, sicuramente la Lazio non ci arriva, non è da romanista in questo caso. Carlo? Dove si confonde il pronostico con la speranza. Questo è molto è un confine molto sottile, sì, non ci arriva mai. Differenza molto sottile. Carlo? Sono d'accordo anch'io che Napoli. Il Napoli è favorito, non fosse altro perché tecnicamente è più forte della Lazio e ora può concentrarsi soltanto sul campionato, bisogna vedere come sono 3 punti e sono poche partite, Sì, però c'è uno sconto diretto, Rino. È chiaro. C'è uno scontro diretto e se il Napoli riesce a vincere quello, la parente la aggancia subito e quindi ha la possibilità poi di allungare nel finale. No, tecnicamente il Napoli al momento è molto più forte, però bisogna vedere come stanno di testa il giocatore di Mazzarri dopo l'eliminazione della Lazio. La Lazio c'ha il Napoli, scusate, poi deve andare a Udine, deve andare a Torino con la Juve, sì, ma più là, poi a Udine con l'Udinese, a Bergamo con l'Atalanta, che non è mai un campo amico nemmeno per la Lazio. C'è l'ultima con l'Inter che o fanno come sempre, se la chittano, oppure se l'Inter c'è qualche non lo so, però insomma il campionato della Lazio è un pochino impegnativo senza Klose.
tre punti sul Napoli Udinese non sono tantissimi, nemmeno quattro sulla Roma. Poi, no, come dice sempre il maestro, obiettivo ma parziale nel, nel giudizio, no? Perché è impossibile essere imparziali, no maestro? Come no, ci insegna? È difficile. Peraltro il Napoli che arriva, domani c'è questa giornata ovviamente prepasquale, probabilmente la più significativa, quella che vale di più dall'inizio della stagione, perché sono tanti gli incroci. E il Napoli con Mazzarri che dimostra, dovrà dimostrare di essere grande proprio nel cambiamento, presenterà a Roma un 4-3-3. Sentite dal centrocampo in su che squadra, con Inler e Zemaili davanti alla difesa e Hamsik dietro a tre punte, Pande e Bellavezzi esterni e Cavani centrale, ma poi lì sarà un tornado di movimento. Quindi punta sul 4-3-3 e cercherà appunto attraverso il cambiamento di dimostrare ancora una superiorità che Tonino per esempio gli riconosce. Vedremo un po' che partita sarà. Beh, secondo me la Lazio batterà il Napoli, però vale quello che ho detto prima, però vince il Napoli. E nonostante, sì. Quindi non è un match point, sì. Nonostante questo... No, perché ci stanno ancora tanti scontri, eccetera. Però la Lazio batte il Napoli perché... Io penso che la scossa emotiva dovuta alla morte di Chinaglia, insomma, queste cose sarà non mi forte. Contano. Sì, sarà sì, forte. Sì. Secondo me non siamo ancora al match point. Non siamo ancora al match point, giornata numero 31 e poi alla prossima appunto la Lazio andrà a Torino. Dobbiamo arrivare a 38, eh? Sì, 38, sono tante, 20 squadre. È lunga la strada. 8 partite alle ore 15, c'è poi Palermo-Juventus alle 18.30 e Lazio-Napoli alle ore 21. Andiamo sulla Roma, non ci sarà Totti, Angelo, come sono le notizie per quanto riguarda la Rosa? E ricordando che alle 11.30 ascolteremo in diretta Luis Enrique. Sì, conferenza stampa di Luis Enrique pre-gara, no, Totti afferma i box per questo problema al polpaccio, un affaticamento, quindi non sarà con i compagni a Lecce. Anche per Pjanic c'è qualche problema perché non è al meglio della condizione, dovrebbe aggregarsi al gruppo se poi riesce a svolgere anche la rifinitura quest'oggi, però non partirà sicuramente negli 11 titolare, quindi davanti poi spazio ancora a Bojan. Ne sapremo di più nella conferenza stampa. Che partita sarà, Carlo? Lecce-Roma, immagini un Lecce veramente all'ultima spiaggia, anche se tanti ricordi maestro ogni volta, però Lecce che anche nell'ultima sfida contro il Cesena in effetti era l'ultima spiaggia, eppure nonostante un avversario tecnicamente inferiore non è riuscito a vincere. Ma ci sono sempre spiagge di riserva, eh? Ecco, che poi tra l'altro arrivano queste famose spiagge, si trasformano in una sorta di Omaha Beach soltanto quando arriva la Roma, perché contro il Cesena, che era uno scontro diretto, non c'è stata nessuna comunicazione particolare ai tifosi, non c'è stato nessun invito. Arriva la Roma, che non è uno scontro indiretto, è una squadra molto più forte del Lecce. C'è stata proprio la chiamata alle armi da parte di tutti i tifosi del Lecce, ingressi a 5 euro allo stadio, tutti già dalla mattina pronti per vedere questa partita, quindi questa cosa è sempre un po' particolare. Arriva la Roma, c'è sempre proprio questa atmosfera così rilassata. Detto questo, no, a parte gli scherzi, è una gara da vincere per la Roma se vuole rimanere in corsa, perché altrimenti ogni discorso ovviamente poi alla fine lascia il tempo che trova, perché dopo ci saranno due partite in casa contro Udinese e Fiorentina con due vendette, a mio avviso. Io, se io fossi un giocatore della Roma, sia per la partita di Udine, per proprio vendicare quella gara, perché la Roma ha giocato malissimo e che ha perso alla fine non meritatamente, ma semplicemente perché l'Udinese forse aveva più voglia di vincere nei 10-15 minuti finali, e soprattutto contro la Fiorentina perché la Roma non è riuscita a giocare, nel senso che dopo 10 minuti è rimasta in 9, in 10 uomini e poi addirittura in 9 nel corso della gara. Quindi sono due vendette sportive, insomma, da percorrere quelle. Però bisogna anche dare una continuità con la gara dello scorso weekend e quindi creare proprio un ponte tra quelle due gare casalinghe all'Olimpico, e quindi questo passa attraverso i tre punti a Lecce. Capovolgendo il discorso sul Lecce, la settimana dei Salentini non è stata sicuramente semplice, perché si è parlato molto di calcio scommesse. Mm-hmm. Cosmi più volte ha ricordato, pensiamo solamente al campo, però sappiamo poi come funziona, perché nell'ambiente adesso l'obiettivo è centrato su quelli che saranno, certe cose passano, chiaramente, certo, i risultati della giustizia prima ordinaria e poi sportiva. E allora mi vengono in mente molte situazioni anche più leggere, mm-hmm, nelle quali la Roma, ad esempio per i paventati passaggi societari che c'erano stati, no, in passato, i discorsi, certo, su Soros, su Fiorellis, diceva in settimana non ha lavorato bene perché la testa era altrove. Sono uscite magari appositamente delle notizie per, diciamo così, non permettere alla Roma, ecco, di prepararsi al meglio. Allora, se vale il discorso per la Roma, è valso per la Roma negli anni passati, deve valere anche questa volta per il Lecce. Cioè troveremo forse un Lecce che con la testa non è al 100% concentrato. Che dici, Tonino? Io spero questo, perché nelle prossime tre partite la Roma, per poter puntare al terzo posto, deve fare, ma proprio, se va proprio male 7 punti, ma 9, devi vincere tutte e tre sostanzialmente. Mm-hmm. E la più difficile è quella di Lecce, secondo me.
per quello che perché ha detto Carlo. Funziona anche da trampolino poi motivazionale. Sì, sì, perché insomma Roma-Udinese se te la bruci allora va bene, allora non basta, finisce. Però secondo me però al di là delle motivazioni conta anche il valore tecnico dell'avversario, insomma io preferisco incontrare il Lecce dal punto di vista come entità calcistica, ecco. Sì, sì, però, non c'è dubbio. No, Torino, non sei d'accordo? Sì, vabbè, sì, in assoluto sì, meglio il Lecce che il Brasile, però devi sempre giocare là, con questo ambiente, boh, non... Campaccio è Campaccio Lecce. Cosmi, più che altro Cosmi a noi, è tanto simpatico, però ci ha fatto sempre un po' soffrire. Male. Chi prenderesti del Lecce, Tonino? Per la Roma, chi vedresti bene? Vabbè, i due nomi sono due, ovviamente. Anzi, Pasculli, ma non so. Pasculli, chi hai ritirato fuori? Carlo, ti piace qualcuno del Lecce? Muriel è quadrato, però... Muriel è molto buono. Devi andare a trattare con l'Udinese, sì. Soprattutto per quadrato, però sono giovani interessanti, indubbiamente. Ci starebbero bene anche in un progetto come quello della Roma, nella rosa, poi magari non titolari. Però... Chiediamoci perché li trova sempre prima l'Udinese. L'Udinese ha avuto per anni e anni, Rino, un settore proprio di 007, che sono andati alla scoperta del mercato sudamericano, e in questo Manuel Gerolin ha rappresentato davvero un punto fermo. Ecco, se c'è un operatore di mercato, un dirigente che mi piacerebbe vedere nella Roma, è Manuel Gerolin. Che c'è nella Roma, ci ha giocato, quindi magari si poteva dire un pochettino più stretto. Grandissimo, era un mito. Tra l'altro Tonino era un predestinato, perché uno che esordisce in un amichevole, in Romaia, che fa gol sotto la Sud, la sua prima presenza in maglia giallorossa, vuol dire che è predestinato. Tienitelo stretto, voglio dire. È l'Udinese che con gli scarti è riuscito a portare una squadra, il Granada, nella Liga Spagnola, quindi nel campionato dove giocano anche i Messi e Cristiano Ronaldo. A proposito di Liga, Flavio, ti posso rubare mezzo minuto? Sì. Perché ieri sono state le gare di ritorno dei quarti di Europa League. Sì. E come è avvenuto lo scorso anno, quindi per la seconda stagione consecutiva, il calcio iberico porta 4 formazioni su 4 nelle semifinali di Europa League. Al contrario. Lo scorso anno, esatto, erano 3 portoghesi con Porto, Braga e Benfica, e 1 spagnola e Villarreal. Quest'anno è il contrario, perché sono 3 spagnole con Valencia, insomma, Bilbao, il Madrid. Il centro del calcio europeo. Forse è lì. Forse. No, mi viene da pensare, Rino, che in realtà a me, io non amo molto l'Europa League, perché distribuisce troppi pochi soldi rispetto alla Champions, perché fa giocare le partite il giovedì, quindi in un giorno di una Serie B. Esatto, è un giorno un po' complicato, perché poi devi affrontare il weekend. Però devo dire che le squadre spagnole ci mettono un impegno davvero encomiabile per tenere su questa competizione. Per il secondo anno consecutivo ci sono 4 impegni. Sono forti. Molto. Che poi l'interesse, Carlo, comunque in tutta Europa per l'Europa League, scusate il gioco di parole, c'è ed è forte, perché abbiamo visto anche ieri la splendida scenografia dell'Hannover, tutto esaurito, uno stadio completamente pieno, anche all'andata in Spagna. Anche le tedesche, poi lo Schalke e l'Hannover sono state anche sfortunate in questo doppio turno di quarti di finale. Le tedesche ci credono sempre, però effettivamente le formazioni iberiche, spagnole e portoghesi, sono quelle che da 2 anni a questa parte, incredibilmente, arrivano sempre in fondo. Schalke è sfortunato perché ha incontrato il loco. La capacità di riempire gli stadi, i tedeschi sono avanti. Numero uno, proprio, senza dubbio. Sempre parlando di Spagna, un altro dato che volevo ricordare, perché si parla di questo Barcellona che è a nome di tutti, penso di poter parlare, la squadra più forte di tutti i tempi, ma attenzione al Real di Mourinho, che con Benzema, Higuain e Cristiano Ronaldo ha raggiunto la quota di 101 gol stagionali, ha superato il tridente Eto'o, Messi e Henry del 2008 a Barcellona, che si era fermato a 100, e quindi dovremo parlare nella storia del calcio anche di questo Real Madrid. Non è mica fatta per numero di gol, Però maestro, 101 gol ad aprile da 3 giocatori, mamma, ha ragione. Ma bene, stanno facendo. Va bene maestro, ok. Allora, tra l'altro non credo che il maestro sarà d'accordo con questo paragone a squadra più forte di tutti i tempi, perché maestro, come lei ci insegna, i paragoni non vanno fatti. Però per epoche. Però contare i numeri, è l'unica squadra che è riuscita a vincere tutti i trofei a disposizione nell'arco di un anno solare, quindi insomma io mi rifaccio al maestro. Va bene, siamo alle 11:01. Io ringrazio il maestro Rino Tommasi, buona Gasta Masters, maestro. Sì, davvero. Lo so, la sua passione la conosco. Mi interessa. Il Wimbledon del golf, grande maestro. Buon weekend e buona... La tradizione nelle gare sportive ha sempre un valore aggiunto. Anche nella vita, sono d'accordissimo. Buona Pasqua, maestro, a lei e alla sua famiglia, così come auguro buona Pasqua, auguriamo buona Pasqua a Tonino Cagnucci, alla sua meraviglia e a tutta la sua famiglia. Grazie, auguri Tonino. Ciao Tonino. Grazie. E ovviamente a Carlo Lazzotti, la stessa cosa. Grande grazie, Carlo. Ragazzi, grande ciao Carlo Lazzotti. E tutte e tre, di calcio se ne continuerà a parlare. Alle 11:30 sentiremo Luis Enrique, e poi in tutto campo a partire dalle ore 16:30. GR, torniamo subito dopo con Maurizio Catalano.